Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo assaggiamo in cui andrò ad assaggiare le nuove patatine, nuove per modo di dire in realtà, San Carlo più gusto al gusto porchetta alle erbe. Peraltro questo video avete scelto voi di vederlo per primo rispetto ad altri tramite un sondaggio nella community tab. Per cui vi invito ad andare a sbirciare ogni tanto sul mio canale, appunto nella tab community, perché potreste scegliere i prossimi video da vedere. Vi faccio vedere come al solito la confezione. Come vedete appunto c'è questa bella porchetta con dei rametti di rosmarino e delle foglie di alloro sul davanti. È un gusto vincitore del concorso appunto più gusto che fanno praticamente ogni anno, non è la prima volta che assaggio uno dei gusti vincitori peraltro. Sul retro vi faccio vedere come al solito sia le informazioni nutrizionali che gli ingredienti e anche la storia qui del gusto che appunto ha vinto. Andiamo quindi ad aprire. Il profumo promette bene, è decisamente molto speziato, diciamo così, alle erbe, molto particolare. Vi faccio vedere la patatina da vicino, che non metterà mai a fuoco, ma tanto per farvi capire, sembra una normalissima patatina, però veramente il profumo è davvero ottimo. Allora, il profumo è ottimo, al sapore si sente effettivamente il gusto, diciamo, di porchetta, al sapore però risulta un pochino meno carico, diciamo così, rispetto appunto al profumo. In ogni caso non sono decisamente male, anzi, hanno un ottimo odore, però diciamo che il gusto non regge il confronto. Ne mangio un'altra. Quindi ragazzi, lasciate un bel like per farmi sapere che il video vi è piaciuto. Se l'avete assaggiato, commentate facendomi sapere cosa ne pensate. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video, in genere due volte a settimana, il martedì e il venerdì. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se proprio dovete sceglierne due, vi consiglio di seguirmi su Instagram e su TikTok, dove sono un pochino più attiva. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi lascio come al solito dicendovi have a nice life!